avresti mai detto quando sei arrivato che saresti giunto a questo bellissimo traguardo? Diciamo di sì, perché dall'inizio che mi ponevo degli obiettivi e il mio obiettivo era poi restare più a lungo possibile e di raggiungere tutti questi obiettivi. Sei arrivato infatti subito qui, hai fatto capire che volevi mettere radici, ma anche con la famiglia, no? Anche hai trovato casa ad Abano. Sì, no, dal giorno in cui sono arrivato ho sempre pensato a rimanere in questa città, mi sono trovato subito bene, ma soprattutto poi a vincere, perché sono arrivato in una società dove punta sempre a vincere, quindi quando parlo di obiettivi, l'obiettivo numero uno è quello lì poi di vincere il campionato. 38 clean sheet, 7 dall'inizio di questa stagione, bei numeri. Sì, spero di continuare così, dai. Hai festeggiato tra l'altro le 100 partite con una bellissima vittoria, forse la vittoria più bella dall'inizio del campionato. Sì, no, è stata una vittoria convincente, abbiamo fatto una grande partita, ho toccato pochissimi palloni, però la squadra ha fatto veramente una gran partita. Speriamo di festeggiare la 101esima ancora meglio, ecco. Eh sì, perché sarebbe il Mantova. Sì, speriamo. In effetti l'ultima partita sei entrato con i guanti intonsi e sei uscito con i guanti immacolati. No, infatti ho scherzato anche dopo la partita con i ragazzi che così è perfetto, non tocco palla e vinciamo 3-0. Sì, vuol dire che lavorano certo. Tutti bene, no? Dagli attaccanti famosi, centrocampisti, difensori, poi è vero. Sei disoccupato praticamente. È vero, no, abbiamo fatto veramente una gran partita. Hai un ricordo particolare legato a queste 100 presenze? Poi ovviamente ti chiediamo anche delle parate. Ah sì, sicuramente ho tanti ricordi belli e meno belli che mi porto dentro e quindi me li tengo stretti perché sono davvero tanti bei ricordi. Ci dici le parate più belle, magari le parate più difficili che hai fatto, cosa ti viene in mente? Ma ti dico, per me l'ho fatta a Trieste la parata più bella l'anno scorso verso la fine della partita, quindi penso che quella sia una delle parate più belle. E quella più difficile? A volte come per difficile si intende anche il momento in cui è la partita e quindi anche quella di Bergamo penso che è arrivata in un momento decisivo perché volevamo la vittoria a tutti i costi e quindi è arrivata proprio nel momento giusto. Ma la prima o la seconda, quella di Caravaggio intendi? Sì, no, beh, la prima e poi la seconda ci ho fatto una buona uscita e sono riuscito poi a coprire lo specchio della porta. C'è magari anche qualche ringraziamento che vuoi fare? Ma sicuramente il primo ringraziamento è a mia moglie che ancora prima di arrivare qua è stata lei che poi mi ha spinto a crederci e arrivavo da un momento non positivo e quindi lei è stata la prima a spingermi a venire qua e poi a conquistare quello che poi è stato. E nel calcio invece chi ringrazi? Ma nel calcio sicuramente ringrazio le persone, sono tante, ma ringrazio Sogliano che è il direttore che mi ha portato qua perché dal ricordo che non ci siamo nemmeno parlati e lui è stato bravo perché mi ha detto guarda in te vedo che hai il fuoco dentro e quindi è giusto che vieni a Padova perché hai voglia di dimostrare, di continuare a dimostrare il tuo valore. Forse il ricordo più brutto è la Palermo. Sì, sicuramente Palermo perché dopo quella semifinale tutti ci credevamo e è stato un peccato perché si poteva far meglio, ma anche diciamo la Bolzano, la penultima partita, anche lì è stato un po' un crocevia da una via che poi dopo peccato perché poi playoff è una lotteria, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, quindi l'importante sarebbe vincere il campionato diretti. Che forse anche a Palermo, no? Hai fatto tante belle parate. Sì, anche a Palermo poi ho fatto una buona partita, peccato per come è andata, però e anche all'andata poi sono stati gli episodi a condizionare un po' la partita e quindi peccato, ma guardiamo avanti e speriamo in questo fine anno, inizio anno nuovo che comincerà alla grande. Tra l'altro a Palermo ti volevano dopo averti visto, ma tu hai detto no, Padova, resto qui. Sì, no, avevo un po' di richieste anche in B, soprattutto in B, però il mio primo pensiero è sempre stato quello di rimanere perché volevo dare qualcosa a questa piazza che poi
mi ha rilanciato e quindi è giusto così, lo rifarei altre 100 volte sempre. E Gigio ti ha mandato i complimenti? Sì, no, mi ha scritto subito dopo la partita, ci siamo sentiti anche prima e quindi è stata una bella soddisfazione, è un traguardo che mi porto dentro e sono contento. Dai. Anche lui magari è un po' un tuo sponsor, no? Tu dici sempre di lui che è un fenomeno, ma anche lui insomma crede molto in te. Sì, no, ma lui sempre, dall'inizio, anche da quando ero al Milan con lui mi ha sempre detto che meritavo di giocare, se non al Milan, in altre squadre, quindi mi conosceva benissimo perché ci allenavamo sempre insieme e quindi vedeva anche lui magari quello che poi dimostravo, anche se poi non giocavo mai, però avevo sempre voglia poi di giocare, di mettermi in mostra, quindi l'ha visto soprattutto lui. Prima parte del campionato è andata bene, di solito novembre è sempre stato un mese un po' difficile, no? Si parte bene, poi c'è il calo, poi magari succede anche qualche disastro, tipo un anno fa, l'esonero dell'allenatore. Invece quest'anno avete iniziato bene e col mister c'è un'intesa speciale. Sì, no, abbiamo dall'inizio, da subito, abbiamo cominciato bene e anche grazie al gruppo che poi si è creato, perché chi è arrivato, chi è rimasto, siamo un gruppo veramente unito che ha voglia di stare insieme, che tutti i giorni cerchiamo di restare più tempo insieme per continuare a conoscerci e quindi è veramente una cosa che poi adesso dobbiamo portare avanti e conquistare qualcosa veramente di importante. Trieste adesso? Adesso sì, pensiamo a Trieste, sappiamo che partita è. E vogliamo regalare veramente una gioia grande ai nostri tifosi, a noi, e passare poi un grande Natale pensando poi alla partita col Mantova in casa. Mi ricordo anche una delle tue precedenti interviste, ricordavi l'emozione che ti aveva lasciato la partita di Bolzano, quella di campionato, anche per come era andata, proprio per l'atmosfera che c'era, i tanti tifosi eccetera. A Trieste dovrebbe figurarsi un esodo del genere, ancora più tifosi e quindi sentite anche l'attesa e ci sono più di 1000 padovani, sentite anche insomma l'orgoglio di ripetere. Sì, no, certo, sappiamo l'importanza della partita e quindi vogliamo, come ho detto prima, vogliamo regalare veramente una gioia ai nostri tifosi perché ci sono sempre stati vicino dall'inizio, quindi ci hanno sempre dimostrato affetto in ogni partita, anche quando magari abbiamo fatto qualche pareggio in più. Ci sono rimasti accanto, ecco, quindi è giusto che noi pensiamo a portare a casa questi 3 punti soprattutto per loro. Che poi ripensandoci, il tuo debutto in campionato è stato proprio con la Triestina. Quindi tutto torna, centinesima sì. Dall'inizio, fai così. È un cerchio, ma che non si deve chiudere però, lasciamo aperto. Però sì, 2-0, avevi fatto qualche partita di diciamo preriscaldamento in Coppa Italia, perché sì, è arrivato sì. Un po' dopo, quindi dovevi 30. Sì, ho giocato in Coppa con Legnago. La quarta di campionato, adesso che ricordo, sì. In con casa la Triestina. Sì, è stato lì diciamo l'esordio in campionato col Padova e me lo ricordo bene che abbiamo fatto una gran vittoria e poi da lì ho quasi sempre giocato. 100 presenze da altre parti non le hai mai fatte, le hai fatte a Padova? No, sì, quindi è stato solo Padova. No, anche perché, adesso non per dire, Milan è sempre il Milan, sì, no, per carità, è fatto lì, però no, cioè, no, Padova per te vale tanto? Certo, no? Per me Padova vale tanto e penso che l'ho dimostrato da quando sono arrivato, quindi sicuramente la squadra in cui e mi sono trovato meglio, mi sono sentito a casa, mi sento a casa e quindi a volte anche quello che poi ti fa dare qualcosa in più in un posto dove tu ti senti veramente bene, ti senti a casa. Quindi adesso l'obiettivo è altre 100. Sicuramente l'obiettivo, ce ne sono tanti di obiettivi, quindi meglio così, mi piace pensare a tanti obiettivi, quindi passo alla volta. Cerchiamo di raggiungerli. Anche perché ci hai messo 2 anni e mezzo a farne 100. 2 anni e mezzo. Infatti, Dante, mi ricordo, cos'era, inizio anno, che mi aveva detto: cavolo, già sei quasi arrivato a 100 in 2 anni, quindi sono volati, dai. Quindi voglio dire, fa presto sì. A far, cioè veramente, non è che uno debba dire chi certo, sa, certo. Però, quindi, ce lo auguriamo tutti, no? Quindi alla fine.
Tra l'altro quest'anno anche con l'in più della fascia di capitano, no? È un bel gruppo quello che siete quest'anno. Sì, sì, come ho detto prima, è anche la mia fortuna quella di avere veramente dei ragazzi che sono sempre a disposizione e ascoltano, quindi ci aiutiamo tutti a vicenda, dai più grandi ai giovani. Si è creato veramente una bella atmosfera, uno spogliatoio, quindi ne dobbiamo approfittare e portare a casa veramente grandi soddisfazioni. Ovviamente parlando di altre 100, la domanda che viene fatta per il rinnovo, quando dobbiamo aspettare per avere... Questa è una domanda che sicuramente non devo rispondere io. Da parte mia c'è la massima disponibilità, poi sarà la società a decidere. Io ho sempre dimostrato la mia voglia di rimanere, quindi poi sicuramente la società farà le sue scelte. Io, come ho detto prima, ci sono. Non hai l'automatico in caso di... In caso di B, sì, in caso di B allora ce l'ho. Vedi, bisogna andare a tutti, dice, di solito le varie clausole. In caso di B, sì, ce l'ho. Quindi, quello è già una cosa, intanto. Già, è una grande cosa. Testo ovviamente fino a venerdì sera alle mezzanotte a Trieste, poi si va in vacanza. Bravo. Dove vai in vacanza? Vado a casa. Vai a casa dei dei miei. Qual è il menù del pranzo? quello lo lasciamo alla mamma, quello. No, vado giù a casa a Pompei dai miei genitori. Penso ci troviamo tutti, anche mio fratello sta un po' giù e stiamo un po' in famiglia, dai. Certo.